Ciao a tutti, sono Andrea Maroè e sono un ambassador di Promoturismo FVG. Ho cominciato sicuramente un po' per curiosità e un po' perché mi piaceva raccontare la mia terra attraverso quello che è la mia passione, cioè scoprire i grandi alberi, arrampicando anche, e quindi poi raccontare un po' queste avventure. Il Rol del Nonno Carli è una quercia adagiata sulle colline sopra Magnano in Riviera. È una pianta piuttosto grande ed ha una storia particolare. Riguarda il vecchio borgo di Cragnolin. I nazisti avevano rastrellato la popolazione per fucilarli tutti quanti perché c'era stato praticamente un agguato dei partigiani. Sia mia madre che mio zio erano tra i bambini che avrebbero dovuto essere fucilati. Il colonnello dell'SS ha visto che c'erano soprattutto donne e bambini e quindi ormai la disfatta era già avvenuta e quindi ha detto che era inutile spargere altro sangue e li ha lasciati liberi. E quindi poi tutto il paese si riuniva sotto questa quercia proprio il 4 di gennaio di ogni anno a far festa perché si erano salvati così miracolosamente da questa fucilazione. L'ho sempre arrampicato fin da bambino, perché poi anche appunto la mia famiglia discende dal borgo Cragnolin, e quindi quando arrivavo da bambino sotto questo albero per me era veramente magnifico, poi ancora di più sentendo raccontare la storia. E quando poi ho cominciato invece ad arrampicare gli alberi anche per mestiere, a curarli, aggiustarli, eccetera, abbiamo organizzato un po' di spedizioni per mantenerlo bene, per curarlo. Ogni anno poi andiamo a gestirlo, a togliergli i rami secchi, a sistemarlo, e per me è effettivamente quasi un familiare che va mantenuto bene, ma soprattutto poi è messo anche in una posizione che domina tutta la pianura friulana e nei giorni di bel tempo si vede addirittura il mare, e quindi arrampicandosi lì sulla chioma è veramente molto bello. Nell'albero i sensi si amplificano quando sono in città, anche quando addirittura mangio non sento quasi niente. E invece sull'albero io riesco a percepire anche odori molto, molto sottili, molto particolari. La stessa cosa avviene col tatto, sentire la corteccia sotto le mani, poterla toccare, stare vicino alle foglie, dà una sensazione straordinaria.